Predecesorii noștri ne cheamă astăzi și pe noi să apărăm și să promovăm credința în Hristos și valorile creștine într-o Europa foarte secularizată, pentru a transmite tinerei generații credința în iubirea milostivă a lui Hristos pentru lume și credința în viața eternă a persoanei umane. Totodată ei ne cheamă să mărturisim, să apărăm și să promovăm familia creștină tradițională, formată din bărbat, femeie și copii, într-o Europa cu un evident declin demografic, un continent care îmbătrânește rapid. I vincoli di fede che ci uniscono risalgono agli apostoli, testimoni del risorto, in particolare al legame che univa Pietro e Andrea, il quale, secondo la tradizione, portò la fede in questo terra. Fratelli di sangue lo furono anche, e in un modo singolare, nel versare il proprio sangue per il Signore. Essi ricordano che esiste una fraternità del sangue che ci precede e che, come una silenziosa corrente vivificante, lungo i secoli non ha mai smesso di irrigare e sostenere il nostro cammino. Qui, come in tanti altri luoghi ai nostri tempi, avete sperimentato la Pasqua di morte e resurrezione. Tanti figli e figlie di questo paese, di varie chiese e comunità cristiane, hanno subito il venerdì della persecuzione, hanno attraversato il sabato del silenzio, hanno vissuto la domenica della rinascita. Ciò per cui hanno sofferto fino a offrire la vita è un'eredità troppo preziosa per essere dimenticata o disonorata. È un'eredità comune che ci chiama a non prendere le distanze dal fratello che la condivide. Vorrei esprimere la mia gratitudine e la mia commozione nel trovarmi in questo Tempio Santo che ci raccoglie in unità. Gesù chiamò i fratelli Andrea e Pietro a lasciare le reti per diventare insieme pescatori di uomini. La propria chiamata non è completa senza quella del fratello. Oggi vogliamo elevare insieme, gli uni accanto agli altri, gettare insieme dal cuore del paese la comune preghiera del Padre nostro,